per cui faccio questo video è essenzialmente il fatto che secondo me ieri sera ci sono state troppe parole dette. Salve a tutti ragazzi, sono MetriP10, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Perché ieri sera? Perché ieri sera c'è stato il pareggio del Napoli a San Siro contro l'Inter, quindi di conseguenza i tifosi juventini si sono sentiti in diritto di festeggiare, anche perché se la Juve dovesse vincere contro l'Atalanta, la Juve andrà a più 4 sul Napoli, quindi poi ci sarà lo scontro diretto e quindi la Juve difficilmente perde punti quando comunque ha così tanto vantaggio in ambito italiano. Che dobbiamo dire praticamente? Dobbiamo dire che secondo me non è giusto cantare vittoria ancora, sarà perché io sono prudente, sarà perché mi ricordo ancora lo scudetto del 2000 perso sotto il diluvio di Perugia mentre vinceva la Lazio, stavamo accorpati. Non è l'obiettivo questo, ragazzi, non è quello di cantare vittoria, quindi come lo stile Juve ci impone, come comunque la mentalità della Juve ci impone, non cantiamo vittoria finché quella coppa non l'abbiamo alzata, perché comunque è un concetto essenzialmente sbagliato quello già di festeggiare ora, perché si rischia poi che la Juve abbia dei cali anche a causa degli impegni ravvicinati e comunque si finisce poi per arrivare a rimpiangere se mai qualcosa dovesse andare storto, insomma, ad aver parlato troppo prima. Quindi il consiglio che vi do io è non andare comunque a festeggiare prima che abbiamo quella coppa tra le mani. Questo non vale solo per lo scudetto, ma vale pure per la Coppa Italia, vale pure per l'eventuale Champions League. Non festeggiate mai prima che finiscano i giochi, perché, come dice Trapp, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Che dobbiamo dire? Ovviamente il pareggio di ieri del Napoli ci ha fatto piacere, perché giustamente abbiamo capito che attraverso un periodo di calo. Abbiamo capito che il gioco del Napoli qualcosa si è rotto, abbiamo capito che la Juve invece sta attraversando un periodo di forma che è quasi classico, perché la Juve da questo periodo dell'anno in poi di solito vola rispetto anche alle altre dal punto di vista fisico, perché la preparazione estiva si fa sentire, e abbiamo visto anche che la Juve comunque può veramente raggiungere la leggenda, perché se dovesse vincere il settimo scudetto di fila sarebbe, no, già col sesto mi sembra stato il primo ad averlo vinto nella storia, ma col settimo andrebbe proprio andare ad eguagliare la leggenda dell'Olympique Lione che ne vinse 7 di seguito qualche anno fa nella Ligue 1, anche se lì veramente il campionato era bassi, qua, la nominata la portava Serie A, ma là pure stanno rovinati. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi.